Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno. Io quando vedo questo video, ragazzi, mi gaso in una maniera pazzesca. Qua non lo so quanto cazzo aveva, 20 anni, 19 anni, 18 anni, non lo so quanto cazzo aveva. Un giocatore di una personalità incredibile, un giocatore veramente, uno che ti trascina, uno che veramente può soltanto veramente diventare un mostro. Purtroppo la colpa è mia. Purtroppo la colpa è mia perché avevo fatto un video poco tempo fa dicendo non mi affezionerò mai a un giocatore, mai più a un giocatore. Mi sono considerato che dopo la vendita di Dybala ho ricevuto un bruttissimo colpo al sentimento, perché purtroppo così. Ma c'era De Ligt, uno bene o male cerca di reagire, quindi ma c'è De Ligt, questo ragazzo di 22 anni, con questo carisma, con questa forza, con questa grinta, ti fa veramente, diciamo, ho sostituito, tra virgolette, il sentimento di Dybala, l'ho trasportato su De Ligt. Non l'avessi mai fatto, purtroppo, puntualmente, anche De Ligt viene messo sul mercato, anche perché chiede la cessione, ma poi lì le cose bisogna anche capirle. Io ripeto, sono dalla parte di De Ligt tutta la vita, perché qui alla Venus funziona purtroppo così. Se ti chiami De Sciglio, quindi con la filosofia di De Sciglio, zitto, muto, non parlare, devi fare sempre quello che dice la società, messo in un angolo, non hai voce in capitolo, non devi avere nessun tipo di sentimento, non puoi parlare, allora vai avanti. Se invece magari ti permette di dire ma questa società, ma io vorrei che magari il livello si alzasse, io magari vorrei puntare, io magari vorrei vincere, allora ti mettono subito alla porta, ti fanno capire che quello che stai dicendo è sbagliato e non devi rompere il cazzo. Quindi quando tu hai un po' di personalità, ed in questo video si evince in maniera totale che tu hai grandissima personalità, ti mettono subito alla porta e ti fanno passare poi per infame, ti fanno passare per quello che vuole più soldi, ti fanno passare per mercenario, ti fanno passare per tutto quello che vuoi. Vedete Dybala come cazzo lo stanno insultando, adesso stanno cioè non si sa nulla del mercato, ripeto, non si sa nulla, l'unica cosa che si sa nel mercato sono le cose che dice Brambati, o le cose che dice qualche giornalista su un accordo, un famoso accordo che già c'era con la Venezia, o con l'Inter, o un flirt che c'era con l'Inter, la solita politica ad infamare. Ripeto, in questo caso De Ligt ha semplicemente la voglia di andare a misurarsi con una squadra che punta, che poi non dico che la deve vincere, la vincerà, ma almeno che punti alla successo della Champions. Ripeto, questo video mi gasa, veramente mi gasa tanto, e questo doveva diventare il capitano della Juventus, questo. Però mi sono illuso nuovamente, ripeto. Sono situazioni veramente che ti lasciano senza un filo di logica e un filo di anche di speranza, perché veramente penso anche a questo punto che i prossimi ad andare, se hanno la voglia, anche perché essendo giovani la voglia viene di vincere qualcosa, i prossimi saranno Chiesa e Vlahovic. A questo punto questo è considerato la situazione della Venus. A me mi dispiace perché purtroppo uno deve sempre criticare, ma non c'è niente da prendere come buono. Non riesco a trovare un argomento positivo per quanto riguarda questa società. Non c'è. Vi lascio, ma se ci incazzate, fino alla fine, forza io.